Eccoci qua, ben ritrovati, non c'è notte che non veda il giorno. Questa sera l'argomento direi che è piuttosto importante. Natale blindato, le nostre emozioni sono contagiate da che cosa? Dal Covid e la tristezza, la rabbia, il dolore troppo spesso sta pervadendo molti di noi. Faccio entrare subito l'ospite che ci guiderà a cercare di trovare soluzioni e quindi gestire queste nostre emozioni così pervasive per evitare che ci contagino anche sotto gli aspetti psico-emotivi e percettivi. Allora, intanto la presento la dottoressa Roberta Maldara, psicologa psicoterapeuta, nonché, e lo dirai tu, molto attenta a dare suggerimenti anche in altri modi, indirette. E anche attraverso un blog, correggimi se sbaglio, che si chiama La soffitta di psiche, corretto? Non ti sentiamo, controlla il tuo microfono. Allora, prova, non stai funzionando. Accendi il tuo microfono, Roberta, perché non ci sei. Se hai il tuo supporter lì, accendi il microfono. Adesso l'hai tolto. Togli le cuffie perché probabilmente ti vanno incompatibili. Vediamo se adesso funzioni, Roberta. Spero di sì, perché se no toccherebbe a me a dare consigli. Allora, intanto che tu prova a parlare, nel frattempo cerca di risolvere il problema, tecnico di trasmissione, siamo in live, quindi questo può succedere. E io intanto vi introduco appunto all'argomento e a che cosa siamo qui a fare io e Roberta Maldera. Voi sapete che queste live hanno questo titolo: Non c'è notte che non veda il giorno, subisci o agisci il cambiamento. Nella mia filosofia, ovviamente, il modello strategico ci insegna che se esiste un problema, esiste anche la sua soluzione. Certo, le soluzioni a volte sono quelle che sono soluzioni sulle quali siamo anche a volte costretti a fare delle scelte in base a qualcosa che non possiamo controllare. Quello che ci è successo non solo a noi, ma a tutto il mondo, è qualcosa che di sicuro nessuno di noi ha scelto. Purtroppo non possiamo fare altro che prenderne atto e cercare di fare in modo che qualsiasi cosa accada, cercare di prendere il lato, meno stressante, meno impattante, non solo fisicamente, ma anche a livello proprio psicologico. Roberta, dammi un cenno se riesci a farti sentire, perché io ti ho autorizzato. Adesso forse ci sei. Ci sei, ci sei. Ci abbiamo Ok, fatta. Roberta è con noi. Grande. Ok, perfetto. Stavo dicendo quindi che quello che possiamo fare è cercare di rendere il migliore possibile ogni istante della nostra vita, ogni istante, da qualsiasi mano del destino ci sia inviata. In ciò, ovviamente, qualcuno diceva che era Lichtenberg, quindi cito un autore piuttosto famoso, in ciò consiste l'arte del vivere. Ora, il punto magari è chiaro che siamo in un momento in cui lo stress aumenta fino a portarci, come poi ci spiegherà la dottoressa Maldera e quindi Roberta, ci spiegherà che ci può portare addirittura a dei livelli estremi, cioè addirittura di psicopatologia. Ma io per introdurre tutto questo vorrei portare proprio una delle ultime ricerche che è odiernissima, nel senso che risale proprio a una settimana fa, che è stata pubblicata, la potete trovare anche voi in internet, dall'Allen International University della California, che ha fatto un'indagine proprio sul livello dello stress dovute aumentato quindi del 67% dovuto al corso della pandemia. Allora, facciamo una premessa. Che cos'è lo stress? Lo stress non è altro che una risposta del nostro corpo, della nostra fisiologia, della nostra psicologia, quindi dei nostri sentimenti, per reagire a un evento. Ok? Che cosa accade nella nostra vita? Si scatenano degli eventi in base a come noi reagiamo a questi eventi, strutturiamo la nostra modalità di risposta. Ora,
Noi siamo, ci riteniamo animali evoluti, ma da questo punto di vista siamo ancora molto, molto ancestrali, nel senso che ancora il nostro corpo non fa altro che innescare le stesse modalità che innescavano gli uomini della pietra, ovvero quando c'è un qualcosa che viene percepito da noi come un qualcosa che non va. Il cervello e il corpo scattano sull'attenti, si innescano subito sentimenti normali, quasi funzionali da un punto di vista evolutivo, no? La reazione di solito è la fuga o la lotta. Ora questo un tempo ci aiutava a produrre quegli scatti di velocità necessari per sfuggire ai predatori, ma tutto questo inonda i nostri corpi di che cosa? Adrenalina e cortisolo, due ormoni dello stress, che comunicano al nostro cuore prima di tutto di aumentare i battiti e alla nostra pressione di alzarsi. Ora è chiaro che ciò che era funzionale in quei tempi per sfuggire dai predatori non è utile per gestire lo stress della vita che facciamo oggi. Quindi, per esempio, per gestire lo stress di una discussione telefonica o via email relativi alla conduzione delle festività adesso, no? Oppure degli addebiti della carta di credito, perché parliamoci francamente, il Covid non ha solo creato problemi di salute sanitaria, ha creato anche problemi economici. Quindi è chiaro che tutto questo che cosa produce in noi? Stress. Ok? Ora, tutto questo innesca una serie di sintomi ad effetto domino, motivo per il quale io mi sono permessa di fare proprio una puntata di questa mia live per trovare delle soluzioni e darvi delle modalità strategiche anche per cercare di superare tutte le emozioni negative, proprio per ricondurre il più possibile quel no nostro livello di stress a un livello nella normalità. Ok? Questo per un motivo, ve lo dirà anche il vostro medico di base, o probabilmente l'avrete provato nella vostra vita. Lo stress è prolungato. E il Covid purtroppo ci sta mettendo di fronte a dei tempi più lunghi di quelli che avevamo previsto. Lo stress prolungato può avere degli effetti disfunzionali anche molto seri. Può portare a disfunzioni cardiache, obesità, altre patologie croniche. Per esempio, io ho mia figlia che quando ha lo stress incurva le spalle e la schiena, il collo, inducendo problematiche muscoloscheletriche, così come può interferire con la digestione. Producendo, scusate, gonfiore, alterazione dell'appetito, bruciore di stomaco. Addirittura sappiamo che lo stress può portarci alle ulcere gastriche. Quindi, insomma, tutta una serie di condizioni che, partendo da una percezione di realtà, è proprio qui che noi stiamo cercando di darvi suggerimenti, partendo da percezione di realtà, ovvero come noi vediamo il mondo, quali sono le nostre lenti di osservazione, partendo da questo, noi non facciamo altro che creare la nostra realtà. In sintesi, ricordatevi questa frase: la realtà non è mai ciò che ci accade, ma ciò che facciamo con ciò che ci accade. E qui io passerei subito, immediatamente, la parola a Roberta, dottoressa Roberta Maldera, lo ripeto, anche se lo vedete nel sottotitolo, perché lei ci introdurrà a una serie di suggerimenti che ognuno di voi potrà mettere in atto proprio per cercare di evitare di andare nelle situazioni peggiori e cercare di passare questo periodo nel miglior modo possibile, nonostante il blindaggio del DPCM che è stato elaborato dai nostri grandi del mondo della politica, quindi le persone che decidono per noi, che hanno questa responsabilità. Ma vorrei anche dire questo prima di passare la parola a lei. Io mi ricordo quando è iniziata questa pandemia, febbraio-marzo. Eravamo tutti chiusi in casa in un lockdown generale. Io mi ricordo le persone che cantavano nei balconi. Mi ricordo che tutti uniti cercavamo di trovare un modo per sfangarla. Oggi non c'è più nessuno che canta nei balconi, o se c'è qualcuno viene guardato come un pazzo inconsapevole della realtà. Ora,
Io non voglio dire che dobbiamo continuare a guardare, a cantare e della serie Canta che ti passa. Non basterà cantare per farcela passare, ma cantare potrebbe servire ad abbassare quella adrenalina, quel cortisolo così malefico in questo momento in cui siamo tutti estremamente stressati. Quindi alleggerire, 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 perché ripeto, non è quello che ci accade che ci fa vivere bene o male, ma come noi reagiamo agli eventi che non possiamo evitare di vivere. Roberta, tutti tuoi, ti lascio la parola perché so che ci guiderai in un percorso di scoperta di come appunto possiamo cercare di superare queste emozioni così contagiate da tristezza, rabbia e dolore. Ok, innanzitutto ti ringrazio Cristina, spero mi senti bene, mi sentiate Mi bene? sento tutti benissimo, vai tranquillo. Ok, perfetto. Io volevo ringraziarti perché questo è un argomento molto importante. Noi parliamo sì da esperti, ma abbiamo la possibilità di parlare anche da persone. E quindi chi ci ascolta? È importante che ci ascolti sì come esperti, ma come persone coinvolte in questa situazione, perché nessuno in questo caso è immune da questa situazione. E quindi, grazie. Detto questo, io mi aggancio assolutamente al tuo discorso, perché tu hai parlato di un argomento molto importante che è legato a due tipi di realtà. Appunto, la realtà di primo ordine, i fenomeni, quello che ci accade, la situazione così com'è, e la realtà di secondo ordine. E tu che sei esperta di cambiamento strategico, sai che noi interveniamo proprio su quella e non sui fenomeni su cui non possiamo assolutamente agire in maniera sotto la nostra responsabilità. E la realtà di secondo ordine è proprio il nostro sistema percettivo-reattivo, come noi percepiamo la realtà. Questa famosa frase, la mappa non è il territorio, che significa io ho un modo diverso di percepire la realtà e il modo in cui la percepisco incide sui pensieri, le parole, le azioni che metto in atto per contribuire a creare questa realtà. Ora, l'essere umano è un essere, un animale sociale, quindi torniamo un attimo all'aspetto più pratico legato alla normalità di questa situazione vissuta in un certo modo, perché come hai detto tu, noi sin dalla preistoria, insomma, siamo esseri animali che abbiamo imparato a comunicare attraverso il contatto. Prima della parola c'era il contatto. Il contatto è il mezzo di esplorazione, di conoscenza, che genera anche un certo tipo di reazioni viscerali ed emotive. Quindi da questo punto di vista viene meno in questa situazione un aspetto fondamentale, per cui il distanziamento sociale e la mancanza di contatto fanno sì che a livello di comunicazione venga meno tutta quella parte della comunicazione digitale e della prossemica, perché come ben sapete tutti e tutti avrete sperimentato, è la vicinanza, un certo grado di vicinanza a una persona è il contatto che ci permette di conoscere delle cose che soltanto con un messaggio verbale difficilmente riusciremmo a conoscere. E quindi stiamo vivendo un aspetto in meno della comunicazione. Altro aspetto, come già hai accennato tu, Cristina, il contatto è quindi il contatto buono, parlo di contatti come ad esempio l'abbraccio, il bacio, è quel veicolo che produce neurotrasmettitori come ossitocina, dopamina, che sono dei neurotrasmettitori che abbassano i livelli di stress, riducono ansia, riducono la sensazione del dolore e quindi permettono anche di evitare situazioni di stress o almeno placarle e allo stesso tempo evitare conflitti
comportamenti dannosi. Infatti, una bassa produzione di dopamina provoca spesso il ricorso a alcol e droghe. Infatti, non a caso Freud diceva che è normale fumare quando non si ha niente da baciare. Cosa significa? Che questa situazione ci porta a un livello di stress naturale, tra virgolette. Dall'altro canto, il modo in cui noi reagiamo incide sulla creazione della realtà e quindi sulla conferma o meno di ciò che noi pensiamo. Come hai detto tu, come dicono le ricerche scientifiche, si è verificato ciò che ad esempio in una rassegna pubblicata su The Lancet sull'impatto psicologico della quarantena, si è verificato quello che tu hai detto, la gente ha smesso di cantare, suonare, di incoraggiarsi, perché uno degli effetti previsti da questa rassegna era che innanzitutto questa rassegna si è basata su studi di tutte le epidemie che si sono verificate storicamente e quindi ha osservato il comportamento di chi è stato appunto in quarantena o in isolamento, quindi si parla di intere popolazioni. È emerso che realmente il prolungamento delle restrizioni porta a un'esasperazione, per cui laddove all'inizio c'era questo incoraggiamento, sostegno, il prolungamento delle restrizioni ha portato all'abbassamento e, se vogliamo, anche delle funzioni cognitive, per cui si ritorna sempre al sistema limbico, si ritorna sempre a quella parte antica del cervello che porta alla fuga, all'attacco. Per cui le emozioni che si vivono in questo periodo sono emozioni di rabbia, e l'emozione di rabbia è quell'emozione che si attiva quando si percepisce il proprio territorio fisico o psichico invaso. Non a caso questa situazione sta mettendo sotto stress il sistema familiare. Immaginiamo tante persone che avevano trovato l'indipendenza economica, soprattutto giovani, e perdono il lavoro e sono costrette a tornare a casa. Coppie separate in casa, costrette a stare insieme, e magari il coniuge che deve sostenere l'altro coniuge in isolamento. È una situazione davvero assurda. Poi, famiglie sotto lo stesso tetto, separate. Persone che, appunto, alla luce dell'ultimo decreto, che aspettavano il Natale per ricongiungersi con la famiglia. Come sappiamo, Natale uguale famiglia. Proprio a livello culturale c'è questa forte tradizione al rientro in patria e quindi famiglia come anche amici. E questa cosa non sarà possibile, a meno che non ci siano situazioni che DPCM spiega già. Quindi questa è tutta una situazione che pone il sistema sotto stress. Ricordiamo anche che questo Natale sarà diverso, perché sicuramente troveremo molte sedie vuote attorno a quel tavolo che riempiva tutta la famiglia, e sicuramente al termine di questa fase una di queste sedie, almeno una, rimarrà vuota per sempre. E sto parlando di persone che abbiamo perso, dico abbiamo perché anch'io ho vissuto questa situazione, che abbiamo perso e non abbiamo avuto la possibilità di salutare, e mi riferisco magari anche a persone che sono lontane dalla propria famiglia e che ancora si stanno vivendo questo lutto senza poterlo vivere vicino ai loro cari, senza poterli abbracciare, e anche vivere un lutto, un funerale, senza poter abbracciare. Perché Facebook ha inserito la faccina con l'abbraccio?
perché è talmente radicato nel nostro modo di vivere che diventa un modo per esprimere la comunicazione laddove le parole non riescono. È incredibile come frasi della serie ti abbraccio forte, adesso hanno davvero un senso. Prima magari le abbiamo sprecate senza saperlo. Adesso invece sì. E riprodurre quelle sensazioni, quell'ossitocina che solo l'abbraccio produce, è molto difficile, a meno che non ci troviamo, e io questo lavoro ultimamente lo sto facendo con i miei pazienti, in uno stato di trans ipnotica più o meno profonda, in cui si riproduce quella sensazione della pressione di quelle braccia, di quelle mani attorno a sé. E questa può essere una modalità che vi vorrei proporre di riprodurre quando vi sentite che avete bisogno di un abbraccio. Concentratevi sull'ultimo abbraccio prezioso che avete ricevuto o dato, perché il bello del contatto è che, come la comunicazione, non si sa bene chi comincia e chi finisce, ma si crea quell'intesa, si producono quelle sostanze che ci fanno stare bene. E questo è il primo aspetto del contatto. Come produrre dopamina? A livello comunicativo ci viene incontro fortunatamente anche la tecnologia, perché la videochiamata ci permette almeno di osservare. Non possiamo abbracciare, ma possiamo parlare, sorridere, trasmettere emozioni. E per chi non può usufruire della videochiamata, immaginiamo di dover chiamare i nonni che non hanno lo smartphone. Noi con la voce possiamo arrivare, con il modo in cui comunichiamo, possiamo arrivare il nostro paraverbale. E in questo sicuramente Cristina, tu che sei esperta, potrai dirci, e sicuramente ce lo spiegherai nelle prossime dirette. Ho sentito, infatti mi avevi detto che avreste parlato anche di questo, ma quindi non voglio fare spoiler. Ok. Okay. E quindi? Beh, una cosa che faremo, l'anticipiamo già, è che proprio come hai detto tu, essendo a distanza, dovremmo proprio cercare di avvicinarsi con gli strumenti che abbiamo, la tecnologia. Noi siamo qui in live, in diretta Facebook, quindi abbiamo questi strumenti che ci permettono di entrare in contatto anche con la nonna che sta a Reggio Calabria. Quindi imparare ad usare, imparare a usare la voce, tutto quello che ci è consentito fare, ma di nuovo non consentito perché c'è una legge che ce lo vieta, ma consentito per tutelare la nostra salute e la salute dei nostri cari. Questo vorrei precisarlo, cioè, e vorrei anche precisare di uscire da questa logica di causa e colpevole, cioè il governo avrà fatto i suoi errori, faranno i loro errori, lo ripeteranno. Ho scritto in un mio post che trovo dei DPCM non immorali o ingiusti, li trovo disumani. Però vedete, di nuovo, io credo che se siamo davvero, se ci siamo come specie evoluti e pensiamo che la razionalità possa essere qualcosa che ci guida nella nostra vita, dovremmo essere abbastanza ragionevoli da definire che la priorità in questo momento è rimanere vivi e cercare di proteggere i nostri cari, quindi non sottovalutare gli aspetti del Covid, nonostante tutto il bisogno emotivo. Quindi noi diamo questi suggerimenti, ma invito tutti davvero a riflettere, anche su quello che so che accadrà, che tutti partiranno il 20, che le persone cercheranno di scappare, di raggiungere i propri cari giorni prima che entrerà in vigore il cosiddetto Natale blindato. Ma io vi invito a riflettere, rifletteteci. Come dicevano, pensate gente, pensate agli effetti. Come vi potreste sentire se andate a trovare i vostri genitori, magari che hanno qualche piccolo acciacco, qualche problemino, passate un bel Natale insieme
e poi a gennaio ve li ricoverano e poi magari muoiono. Tutto questo per un bel Natale, per una festività. Spero di farvi abbastanza paura. Scusami, Roberta, ma approfitto di Io quello ti che. ringrazio invece, sì, perché un richiamo alla responsabilità è fondamentale. Per me la responsabilità è individuale, non esiste il governo che mi obbliga a fare una cosa, non esiste il buon senso, esiste il prevedere le nostre decisioni che effetto creeranno. Cioè, io non vi chiedo la regola del buon senso, vi chiedo di prevedere gli effetti delle vostre azioni, perché siamo tutti bravi a piangere sul latte versato. Quando ero piccola, mia madre, quando facevo la marachella, mi diceva: te l'avevo detto, lacrime di coccodrillo. Ok, volete versare lacrime di coccodrillo? Andate pure a trovare i familiari senza essere certi di non essere portatori di Covid. Non dico di non farlo, dico se volete farlo, fatevi test. Esiste la possibilità di farlo anche privatamente se non volete andare a fare le lunghe file. Ma mettete la famiglia in sicurezza. Questo è il mio invito da persona autoresponsabile. Sono autoresponsabile. Autoresponsiva. Andiamo Grazie. di nuovo, Roberta, non Sì. più a dire che cosa c'è, che ci accade, ma andiamo a dare strumenti per Assolutamente sì. operare in questa realtà. Quindi ti dico che stanno commentando, eh. Ok, bene. Quali sono i commenti? Perché se non te li riporto, sarebbe brutto. Sembra che io e te stiamo parlando tra di noi. Francesco dice che il Covid ha fatto e farà più morti emotivi che fisici. Francesco, attento a quello che dici, perché quello che tu dici è quello che tu pensi, e quello che tu pensi è la realtà che diventa la tua realtà. Come ha detto prima, noi costruiamo la nostra realtà attraverso il modo in cui comunichiamo e quando cerchiamo di convincere gli altri, stiamo anche convincendo noi stessi. Ciò che pensiamo di dire agli altri è ciò che diciamo nel nostro dialogo interiore. Quindi, se io dico che arriveranno più morti emotive che fisiche, ti dico: pensa bene, ok? Dico che la Sì. priorità adesso è stare vivi. E per non avere la morte emotiva, esistono persone come Roberta, esistono dei professionisti che possono essere di supporto. E quindi io vi dico: se non avete possibilità economiche, esistono gruppi spontanei, esistono persone che fanno volontariato e sono anche dei liberi professionisti affermati. Quindi, come si cerca in internet, il prodotto da regalare a Natale, si può trovare tutto in internet. Chiaramente affidatevi, io vi dico sempre, a chi di solito ha strumenti per operare concreti che non vi tenga in analisi 20 anni, perché il Covid è qui ora e i problemi ce l'avete adesso. Assolutamente. Quindi professionisti che vi aiutino a risolvere il problema attuale, non andare a ricercare le cause nel passato e dirvi che se siete depressi non è per il Covid, ma perché vostra madre aveva fatto un trauma infantile o perché da bambina hai subito uno spintone. Ecco, quelle sono, scusate se lo dico dal mio punto di vista, incapacità. Una volta mio fratello Giorgio Nardone disse a un giornalista durante una conferenza: professore, scusi, ma dal suo punto di vista esistono pazienti impossibili? Lui stette in silenzio, guardò il giornalista e rispose: non esistono pazienti impossibili, esistono soltanto terapeuti incapaci. Quindi il mio invito è: quando si va a cercare un medico o comunque una persona, andate a vedere bene cosa ha fatto, sentite magari dei passaparola perché non fa mai male. Perché in internet si trova poi di tutto, no? Come del resto. Sì. Stanno, scusami, Sì. porto. Luigi Pascuccio dice: come vi sentireste se non li vedete ora e mai più senza andare? Ok, la paura di non vederli più perché ho paura che mi muoiano senza che io li ho visti. Vuoi Ok. rispondere tu o vuoi che risponda io? Se vuoi, ci agganciamo insieme, dai, Vai. anche perché è uno degli strumenti che tutte e due vogliamo offrire. Appunto, come hai detto tu, siamo qui per offrire strumenti e non per spiegare le cause. Brava. Sulle cause magari una persona se le racconta per tutta la vita, ma noi siamo qui per dare strumenti, qui e ora. Brava.
Quindi, paura. La paura è una delle emozioni che stiamo vivendo e soprattutto legata alla paura di non poter più vedere una persona cara. E allora, che ne dici Cristina? Lo diciamo? Lo svegliamo questo segreto? Lo svegliamo questo segreto, dai. Allora, il modo migliore per superare una paura è quello di affrontarla. Già. Ricordo quella famosa frase: porto addosso le ferite di battaglie che non ho mai combattuto. Non ho mai combattuto. Pascal, e voi stessa, sì. Già. E quelle ferite non muoiono mai. No. E allora la paura si affronta. E qui vorrei introdurre insieme a Cristina una tecnica che ho utilizzato anche su me stessa e sto facendo utilizzare i miei pazienti, che è quella di esporre e aiutare gli altri ad aiutarci. In che modo? La paura di perdere una persona, il dolore, nel momento in cui viene espresso, diventa altro da se stessi, tecnicamente e praticamente. Se avete la possibilità di farlo in famiglia, in casa, ogni giorno prendetevi uno spazio, che sia ad esempio la sera, dopo cena, per 30 minuti. Chi ha paura, chi ha bisogno di esprimere la paura, ma anche il dolore, lo faccia e tutti gli altri insieme lo ascoltino in un silenzio religioso, perché questo permette di tirar fuori ciò che è dentro e che, se continua a rimanere dentro, prima o poi esplode, e allo stesso tempo permette al gruppo di elaborare. Lo potete fare così o in videochiamata. Cristina, correggimi se sbaglio, perché questo... Tu sei particolarmente esperta del pulpito del dolore. Beh, direi, allora, questa è una tecnica che si usa per gestire, per l'appunto, persone che sono soprattutto in una fase di chiusura. E molti di noi in questo momento si sono chiusi a riccio, no? Proprio perché non c'è possibilità. Quindi, per quanto riguarda la paura, io prima vorrei, permettimi, rispondere proprio a Luigi. Sì. E dare una risposta diretta. Luigi, tu hai scritto: come vi sentireste se non li vedete ora e mai più senza andare? Io non ho capito se la tua domanda è sulla base del fatto che i tuoi stanno già male e quindi stanno così male che stanno per morire, e allora ti dico: vai, hai tutto il diritto di andare a portare l'ultimo saluto. Ma se tu pensi nella tua testa che potrebbe essere l'ultima volta che li vedi, ma non stanno male, io ti rispondo con una domanda: e come ti sentiresti se la causa della loro morte potresti essere tu? Perché vai senza essere certo di essere un portatore del virus. Che tipo di dolore, e come ti perdoneresti tutto questo? Quindi, Luigi, io ti ripeto, io sono dell'avviso che tenere vicino le persone care non vuol dire essere fisicamente nella stessa stanza, assolutamente. Le persone che amiamo e per le quali vogliamo esprimere il nostro bene dovrebbe condurci a volere il loro bene. Se il loro bene in questo momento è evitare di stare in contatto fisico, ci dovremmo proprio ricordare che amare significa far star bene l'altro, non avere un atto di egoismo, ma essere altruisti da questo punto di vista. Luigi, anche se sei il figlio. Ok, no, mi hai risposto, non sono in fin di vita. Luigi, grazie. Nel senso che questo mi solleva per te, perché sapere che i tuoi parenti, i tuoi genitori, non so quali erano i cari, mi avrebbe rattristato davvero tanto. Quindi, ok, quindi ricordati solo, se vuoi andare, cerca di farti il test, cerca di non portare il Covid con te. Questo è solo un consiglio strategico, ma semplicemente perché ti porteresti addosso poi un dolore che non potresti mai cancellare. Ok? La virtù è nel mezzo. Sì, proprio così.
Ok, quindi ritornando a quello che dicevi, e Monica Hagen tra l'altro commenta, vero, la paura va affrontata come diceva la mia mamma, sì, la paura guardata in faccia si trasforma in coraggio. Ma come ha detto prima Roberta, se io sono in un momento di dolore più che di paura, il dolore, e ho bisogno di tirarlo fuori, perché se non lo tiro fuori non riesco ad esternare quello che sento, rischio di avere un'implosione fino a rischiare di avere magari una depressione, ok? Cercate di semplicemente avere la possibilità di esporlo a qualcuno, ma quel qualcuno che sia in una chat, WhatsApp, esistono tanti strumenti, ma che sia invece via telefono. Perché se non ho dall'altra parte la persona che è in grado di usare gli strumenti un pochino più avanzati, ditegli semplicemente: ehi mamma o papà o mio fratello, la mia amica, ho bisogno semplicemente di essere ascoltato. Ti chiedo di non commentare, ascoltami e basta. E se vogliamo fare qualcosa veramente per noi stessi, impariamo ad aiutare gli altri, perché aiutando gli altri aiutiamo noi. Quindi di nuovo, essere altruisti in questo momento e essere gentili con il prossimo è qualcosa che ci aiuta, che ci toglie le emozioni contagiate dalla rabbia, dal dolore, dalla tristezza. Dedicarci agli altri vuol dire dedicarci a noi. C'è una cosa che voglio dire che mi stupisce in maniera drammatica. Io ogni tanto vado al supermercato a fare spesa. E come ho detto prima, il commento del prima cantavamo. Oggi siamo tutti chiusi in casa e barricati. Al supermercato le persone sono scontrose. Non è una questione di distanza fisica, è una questione di distanza emotiva. Io cerco e continuo, quando incontro le persone, ad essere gentile. A volte le risposte che ricevo, vi garantisco, che sono, come posso dire, non è che rimango basita. Rimango, oddio, ci siamo abbruttiti così tanto. Dico ci siamo. Non abbruttiamoci. Già il Covid fa già troppo male, ma sta a noi decidere che cosa essere. Sono le nostre azioni che determinano chi siamo. Costantemente. Non dimentichiamoci questi aspetti, la comunicazione e il contatto non è solo con gli amici e familiari, il contatto è anche al supermercato, il contatto è al tabacchino con il buongiorno e sorridere sotto la mascherina fa sorridere i nostri occhi, noi possiamo parlare con gli occhi, possiamo comunicare con lo sguardo, la voce che esce mentre io sorrido ha un tono diverso, è un modo diverso di arrivare alle emozioni e questo è contagioso, credetemi. Dobbiamo ricontagiarci positivamente per avere quella spinta, quella modalità per gestire tutta questa complessità. Roberta, perdonami, Sì, mi ma hai chiesto di interloquire e io io ho so. dato il Questo pulpito. è un piacevolissimo scambio, quindi va benissimo. Ok, È mi assolutamente. ancora per la nostra diretta, tecnicamente 10 minuti. Ma vedo che ci stiamo Ok. chiudendo, quindi abbiamo ancora un bel po' di persone. Oh, Luigi sta, tu vai avanti, io intanto leggo e poi ti dico, eh. Ok, quindi abbiamo svelato il primo trucchetto che in realtà è davvero molto molto potente. Poi parliamo dell'emozione della rabbia. Emozione Brava. della rabbia che, Cristina, anche qui mi aggancio a quello che hai detto, purtroppo si manifesta ai supermercati, ovunque, e si manifesta ancora di più sui social. Una delle tentate soluzioni per placare la rabbia è quella di sfogarsi su Facebook. Il problema è che lo facciamo non in maniera strategica, lo facciamo e possiamo ottenere anche i peggiori risultati, senza contare che chi legge potrebbe essere anche emotivamente preso, Certo, ecco, colpito. certo, certo. E quindi
vi chiedo alle persone che continuano a scrivere post di lamentela su Facebook, funziona? Dopo, vi sentite bene dopo? Può essere che lì per lì vi sentiate bene perché i commenti, i like producono quel po' di dopamina. Il problema è che dopo ne avrete di nuovo bisogno e quindi di nuovo post di lamentela, eccetera, eccetera. E allora, e qui mi aggancio anche alle profezie che si autoavverano. Se tu dici che sarà un Natale terribile, lo sarà. Non perché non voglio fare il Paolo Fox della situazione, ma perché appunto, come hai detto anche tu, Cristina, le parole creano la realtà. Se io affermo che questo Natale sarà terribile, e molte persone lo stanno affermando già da mesi, si stanno mettendo nella condizione involontariamente di pensare, parlare e agire, quindi creare l'effetto di un Natale davvero disgustoso. E allora, siccome in questo caso serve un po' di sale, come il sale che serve per il sale da aggiungere all'impasto per una torta. Ok, serve un dolce, ma usiamo il sale. Se tu, persona che stai pensando che questo potrebbe essere un Natale terribile, stai già mettendo in atto dei meccanismi, allora ti chiedo, se vuoi essere davvero sicuro o sicura che sarà un Natale terribile, è importante che tu scrivi su un foglio cosa dovresti fare o non fare, dire o non dire, pensare o non pensare, affinché tu abbia la certezza matematica che sarà un Natale terribile. E quando avrai fatto questo elenco, leggilo e comincia a prendere nota delle cose che stai già facendo. In questo modo, se vorrai che sia un Natale terribile, le dovrai fare tutte. Se vorrai invece cambiare strada, sai cosa puoi smettere di fare. E per tutte le altre persone che, nonostante la sfida del momento, il problema del momento, stanno cercando in tutti i modi di agganciarsi a qualcosa di positivo, e qui vorrei salvare il termine positivo per il significato comune che aveva e che può avere ancora. Certo. Allora ogni giorno, e anche qui mi aggancio a te, Cristina, puoi utilizzare il sorriso, che sì. Il sorriso, se lo tieni su per almeno 15 secondi, fatelo, vi prego, modifica la fisiologia del corpo. Improvvisamente vi ritroverete dei pensieri positivi. E quindi ogni azione, c'è una frase che mi torna in mente in questo periodo: in tempi duri bisogna avere sogni duri. E il Covid ci ha insegnato che noi possiamo sognare, è importante avere progetti, ma è importante il percorso. Perché noi non sappiamo, e in realtà è vero, è la realtà umana, noi non sappiamo quanto tempo abbiamo da vivere, perché siamo esseri umani. Ma sappiamo che tutte le azioni che facciamo determinano un effetto, e noi sappiamo che possiamo decidere come contribuire al nostro benessere, a quello degli altri, con quello che facciamo. Il motto "andrà tutto bene" ha valore se ci metto sotto "andrà tutto bene", perché io farò in modo che, nonostante le sfide che mi si presentano, vada bene. Perché il mio atteggiamento sarà di crescita, di curiosità, di esperienza. In questo modo il motto "andrà tutto bene" ha un significato, se io ci metto la mia responsabilità. Se voglio continuare a dare la colpa agli altri,
potrò farlo e assumervi anche la responsabilità di quello che... In questo caso aggiungo, quando, a proposito di errori di comunicazione, no? Colpevolizzare l'altro è sicuramente un errore, come dici tu Roberta, ma il problema è che non si può neanche pensare di colpevolizzare, come ho detto prima, il governo, per quanto possa dire che potevano fare di meglio, che per quanto riguarda l'economia, quindi come aiutare i liberi professionisti o le aziende, ok, possiamo dire tutto, ma sono umani anche loro, hanno le loro incapacità. Sinceramente non mi sento, come dire, di nuovo, chi si eleva a giudice probabilmente non è mai stato a fare effettivamente il giudice, a rendersi conto di quanto è difficile giudicare. Quello che voglio dare ancora come piccolo strumento, come hai detto tu, è rialimentare il fatto che la nostra comunicazione crea la realtà. Tiziana, tra l'altro, Tiziana Marcone, che salutiamo, ha scritto un bellissimo post, perché ha scritto: noi siamo ciò che pensiamo, non solo, noi siamo ciò che agiamo, Tiziana, ciò che facciamo oltre che pensiamo. Dice: sarà un Natale diverso sicuramente, ma possiamo fare in modo che sia felice comunque. Sì, Tiziana, hai capito il nostro messaggio. Possiamo correre il rischio di avere comunque delle festività in cui possiamo star bene, ma soprattutto fa star bene le persone a cui vogliamo bene. Vi dico solo questo, vi do dei piccoli suggerimenti su cose che potete fare operativamente, oltre alle tecniche strategiche che vi ha presentato Roberta, quindi come peggiorare, come volontariamente arrivare a alimentare tutto ciò che vi può portare al peggioramento, una tecnica strategica. La potete fare anche tutte le mattine a livello mentale. Cosa potrei fare oggi? Fare o non fare, dire o non dire, pensare o non pensare, per far diventare questa mia giornata una bella giornata di... Ok, le risposte che vi darete vi orienteranno a cercare di evitare di fare quelle cose lì che vi verranno in mente, che con la razionalità non vi verrebbero mai in mente, perché andate a sviluppare le risposte di quel cervello antico, che è il cervello rettiliano, che è quello che comanda le emozioni, ok? Non è la neocorteccia, che è quella che usiamo per i ragionamenti razionali. Quello che voglio dirvi è: potete stimolare l'ossitocina, che è quella che serve per l'affetto, ok? Proprio con quello che vi abbiamo detto prima, se non abbiamo la possibilità del contatto fisico, abbracci e carezze, possiamo avere e dare parole di conforto. Le parole, diceva Wittgenstein, sono come pallottole, ma possono essere curative. Psicologi, psicoterapeuti usano la parola molto spesso per curare. La parola crea la realtà. Quindi usate parole, siate gentili con il prossimo, per essere gentili con voi stessi. Parole di conforto. Non solo, esercizio fisico. Sento di persone che stanno a casa solo sul divano a mangiare, a buffarsi, perché mi manca i miei affetti. Uscite dal vittimismo. Siete voi che vi mettete in posizioni di vittime. Lo so, io sono dura, ma non vi tratto da vittime. Ognuno di noi è artefice del proprio destino. Nessuno ci fa ciò che noi non permettiamo di farci. Siamo sempre noi a comandare il timone della nostra vita. Anche durante il Covid possiamo agire diversamente per pensare diversamente. Quindi semplicemente camminare o fare yoga, esercizi, sviluppo ossitocina. Non solo, essere generosi con qualcuno. E la generosità non è solo quella economica, la generosità è, per esempio, trovare l'anziana del condominio nonostante il Covid, mi metto i guanti e gli porto sulla spesa al quarto piano. È un esempio banale. Oppure ascoltarla a distanza perché è sola, ha bisogno di uno sfogo. È essere generoso. Poi, come ha detto prima Roberta, le endorfine sono quelle del benessere, ridere di gusto, stare nella natura, passeggiare al parco, andare fuori con il mio cane. Concedersi cibi piacevoli, cioccolata, peperoncino, cannella. Se sono a casa con qualcuno, possibilmente massaggiarsi. Se ho qualcuno e ho il vantaggio di avere magari a casa un operatore che mi fa anche un bel massaggio sciazzo, l'agopuntura, vado anche meglio. Non solo, serotonina, buon umore. Quando esce
un raggio di sole, mettetevi alla finestra, anche se non avete la terrazza al davanzale, ma anche in ufficio, appoggiatevi, fatevi toccare dal sole. Ok? Carboidrati integrali sviluppano il buon umore, uscite da queste dinamiche delle diete restrittive. Cioè, esiste il modo, di nuovo, se c'è un problema c'è una soluzione. Prendetevi cura di voi per prendervi cura del mondo intorno a voi. Perché la cosa che possiamo fare è occuparci di noi stessi per occuparci bene degli altri, perché se io non sto bene con me stesso, non posso prendermi cura. Quello che darò sarà solo veleno. Io sono il mio fiume avvelenato, quello che distribuirò purtroppo sarà il mio veleno. Quindi il suggerimento che vi do è: ricordatevi che noi possiamo fuggire da qualsiasi parte, possiamo essere chiusi in casa, possiamo barricarci nei nostri limiti, ma ricordatevi che un aforisma che appunto era di Seneca dice: dove fuggi uomo, porti sempre dietro te stesso. Quindi in questo momento in cui siamo costretti spesso alle nostre solitudini, ricordiamoci che non si possono evitare i nostri difetti se nello stesso tempo non rinunciamo alle nostre virtù. E mai rinunciare alle nostre virtù, perché queste ci permettono di continuare a evolverci e a crescere. Roberto, io direi che abbiamo raggiunto il nostro limite, non di età, tempo per la serata. Mi auguro che in tanti ci hanno seguito stasera, quindi probabilmente non so se sei bella tu, brava tu, o se l'orario le tutte e due. Ed sì, è bello l'argomento. Sì, io stasera ho mangiato delle fette di panettone con cioccolato fondente al 70%. Benissimo. Endorfina tirata su, perfetto Beatrice, perfettissimo. Anche ogni tanto mi concedo la Nutella oltre che la cioccolata fondente. Detto questo, grazie Roberta, vi ringrazio. Grazie a te Cristina, grazie. Ti faccio salutare tutti, ma se la volete seguire, dillo tu, dove ti trovano? Allora, su Facebook la pagina La Soffitta di Psiche, dottoressa Roberta Maldera. Okay. Instagram Roberta Maldera Psicologa. Ok, perfetto. Io la seguo, giuro che la seguo. Ok, benissimo. Okay. Allora, vi rimando alla prossima nostra puntata di Non c'è notte che non veda il giorno, con un nuovo argomento che ancora non vi dirò. State in allerta, perché sapete che io nella mia fanpage pubblico comunque sempre gli eventi un po' prima. Martedì prossimo saremo di nuovo in diretta live alle ore 21. Sarà tutta una sorpresa, vi dico che ci sarà un altro ospite estremamente importante, anche perché, come vi ho detto prima, noi adesso come strumento principale per veicolare le emozioni, per sentire le emozioni, abbiamo la voce. La voce passa attraverso i video, la voce passa attraverso il telefono. Quindi vi accenno semplicemente che la prossima live in diretta sarà con una personalità preminente nel mondo appunto della voce. Mi fermo qui e lascio a Roberta i saluti di tutti, quindi saluta pure se vuoi, se vuoi fare un saluto speciale, non lo so se fa come sai in televisione. Un saluto speciale ad ognuno e ognuna di voi. Grazie per il cambiamento che state per mettere in atto e vorrei lasciare solo con una frase. La rivoluzione umana di un singolo individuo contribuirà al cambiamento dell'intera nazione, fino a contribuire al cambiamento del destino di un'intera umanità. Grazie. Wow. Da Isaac Wikeda, non è mia, eh? Stasera chiudiamo con la tua frase, perché credo non ci sia altro da aggiungere da parte mia. Io vi saluto, a martedì. Sapete che ci aspetta la canzone di Max Boncompagni, che ha rivisitato il grande discorso di Charlie Chaplin nel film Il Grande Dittatore. È stata tagliata, ricalibrata e soprattutto la musica completamente rivisitata da questo mio carissimo amico e autore Max Boncompagni. La canzone è Il Ponte e alla prossima live di martedì ore 21. Grazie ancora perché ci avete seguito. Grazie a tutti.
Tutti noi esseri umani dovremmo aiutarci sempre. Dovremmo godere soltanto della felicità del prossimo. Non odiarci e disprezzarci l'un l'altro. In questo mondo c'è posto per tutti, la natura è ricca. È sufficiente per tutti noi. La vita può essere felice e magnifica, ma noi l'abbiamo dimenticata. L'avidità ha avvelenato i nostri cuori, ha precipitato il mondo nell'odio, ci ha condotti a passo d'oca a fare le cose più abiette. Abbiamo i mezzi per spaziare, ma ci siamo chiusi in noi stessi. La macchina dell'abbondanza ci ha dato povertà, la scienza ci ha trasformati in cinici, l'abilità ci ha resi duri e cattivi. Pensiamo troppo e sentiamo poco. Più che macchinari ci serve umanità, più che abilità ci serve bontà e gentilezza. Senza queste qualità la vita è violenza. E tutto è perduto, è tutto è perduto, è perduto. Non disperate. L'avidità che ci comanda è solamente un male passeggero. L'amarezza di uomini che temono le vie del progresso umano. L'odio degli uomini scompare. La libertà non può essere soppressa. Non cedete a uomini che vi disprezzano e vi sfruttano, che vi dicono come vivere, cosa fare, cosa dire, cosa pensare, vi condizionano, vi trattano come bestie. Non vi consegnate a questa gente senza un'anima, uomini macchina, con macchine al posto del cervello e del cuore. Voi non siete macchine, voi non siete bestie, siete uomini, siete uomini. Voi avete l'amore dell'umanità nel cuore, voi non odiate coloro che odiano, solo quelli che non hanno l'amore altrui. Non difendete la schiavitù, ma la libertà! Ma la libertà! Ma la libertà! Il regno di Dio è nel cuore dell'uomo, non di un solo uomo, di un gruppo di uomini, ma di tutti gli uomini. Voi avete la forza di creare le macchine, la forza di creare la felicità. Voi avete la forza di fare che la vita sia bella e libera, di fare di questa vita una splendida avventura. Quindi in nome della democrazia usiamo questa forza, uniamoci tutti! Siamo per un mondo nuovo, che sia migliore, che dia a tutti gli uomini lavoro, ai giovani un futuro, ai vecchi la sicurezza. Combattiamo per liberare il mondo, eliminando confini e barriere, eliminando l'avidità, l'odio e l'intolleranza. Combattiamo per un mondo ragionevole, un mondo in cui la scienza e il progresso diano a tutti gli uomini il benessere. Nel nome della democrazia, siate tutti uniti!